Buonasera, ben ritrovati al dopo partita, puntata numero 19 di questa stagione 2017-2018. Siamo ormai in fase finale del campionato, stiamo per entrare tra poco più di un mese nella primavera caldissima e già ci sono certezze. Stiamo parlando del campionato di Serie D, Girone D, con il Rimini che sta prendendo ampiamente il largo. Ne parleremo oggi naturalmente con Gigi Ravaglia, ben arrivato Gigi. Ciao. E con Angelo Dal Posto che torna a trovarci dopo un pareggio nel derby per Limolese, la sconfitta del Forlì in casa e, come dicevo, la vittoria fondamentale del Rimini in trasferta che lancia i balneari, ti piace balneari? Bello, bello. A 58 punti con un più 9 sulla seconda che è il Villa Biagio, l'unica delle inseguitrici che è stata un po' al passo. Ma vediamo il quadro completo dei risultati della 26esima giornata del campionato. Lentigione Montevarchi 2-0, Sasso Marconi Castelvetro 1-0, San Maurese Correggese 0-0, Villa Biagio 4-2 sul Fiorenzuola, l'unica delle grandi che stava al passo con il Rimini. Poi abbiamo Tutto Cuoio Mezzolara 0-1, Mezzolara in piena ascesa, Forlì che cade in casa con la Pianese, Pianese che era stata sconfitta in settimana nella partita di Coppa Italia proprio dal Limolese. Poi abbiamo quindi Pianese 3 e Forlì 2, Rimini che vince in trasferta nel campo della San Giovannese 1-0, 2-2 il derby fra Imolese e Romagna Centro, Colligiana Trestina 2-0 e Carpaneto San Sepolcro 2-1. La nuova classifica vede il Rimini a 58, il Villa Biagio a 49, l'Imolese a 47, il Fiorenzuola a 46, il Forlì a 43, seguono sempre lì a ridosso della zona playoff a 41 il Lentigione, a 40 la San Giovannese, a 37 Romagna Centro e a 36 Aquila e San Maurese. Metà classifica la Pianese a 35, via via tutte le altre in ascesa fuori dal caldissimi ultimi due posti, il Mezzolara che ha 26 punti, ma consideriamo che la Correggese che è penultima a 24, quindi anche nella zona bassa, diciamo dal Sasso Marconi, dalla Vigor Carpaneto in giù, tutto è da vedere. Gigi, in un minuto ci racconti il derby? Subito, lasciami salutare familiari e diciamo amici di Simone Rispoli che ci ha lasciato in settimana, un ragazzo con dei piedi incredibili che purtroppo ha avuto grosse difficoltà nella vita. Poi siamo a ripeterci, una precisazione anche perché l'ho detto ieri nell'intervallo della partita, l'Imola Pallonara deve solo e soltanto ringraziare Spagnoli e famiglia, ci hanno tolto dall'anonimato dell'eccellenza per portarci nelle zone alte della classifica del campionato appunto che stiamo giocando. Vero è anche che a inizio stagione la società ci ha detto vogliamo far meglio dell'anno scorso, hai vinto i playoff, sei arrivato secondo, voleva dire vincere e purtroppo questo è un obiettivo mancato. Ieri è mancato il solito centesimo per fare l'euro, dopo tre diciamo, vittorie ci aspettavamo la quarta, va fatti i complimenti a Romagna Centro che è una bella squadrina, corre tanto a giovani che sono senz'altro promettenti e arriveranno magari anche in alto, ma l'Imola ieri aveva la forza, la capacità, tutto quello per vincere una partita che doveva vincere. Poi ci sono stati due errori in fase difensiva, hai sprecato due vantaggi, poi c'è stato l'errore di Ferretti dal calcio il calcio di rigore sbagliato da Ferretti a 3 minuti dalla fine. E questo però è il calcio, con i 6 in mano non si vincono i campionati, non si vincono le partite. E quando io dicevo abbiamo perso troppo in quel mese maledetto, la dimostrazione che avevo ragione sta arrivando purtroppo adesso. 10 punti in 4 partite sono tanti, ma non bastano per rimontare a un Rimini che sta vincendo. Che vince anche solo 1-0, che ha comunque la terza miglior difesa del campionato dopo la sorprendente San Maurese, dopo il Fiorenzuola, un Rimini che segna quasi più di tutte le altre, poco meno dell'Imolese, ed è un Rimini che fa la formichina anche, no? Angelo. Sì, beh, intanto il Rimini, a differenza dell'Imolese, non prende gol, primo. Allora, l'Imolese, non dimentichiamo, se guardiamo, ha la 11ª difesa, pari al Mezzolara come difesa. Ah sì, il miglior attacco, però, il miglior attacco, questo numero 48 è anche un po' falsato dal fatto che l'Imolese abbia fatto 10 gol in 2 partite, e guarda caso, incredibilmente, ne ha fatte 5 e 5 a Rimini e a Villa Biagio, che sono le prime due, quindi anche questo è abbastanza curioso, no, questo fatto. Però il fatto di prendere gol sistematicamente è una delle, dei
chiamiamo un vizio che purtroppo paga carissimo l'Imolese, perché voglio dire, questa squadra si è cacciata in una situazione adesso dove tutto viene stravolto, perché se noi andiamo a valutare le ultime quattro giornate, tre vittorie e un pareggio, cosa dovremmo dire di una squadra? Dovremmo dire che è un bel cammino questo, no? Invece purtroppo c'è il peccato capitale, che è quello delle aspettative che non vengono diciamo rispettate, non vengono secondate, che va chiaramente a inficiare, a stravolgere tutto, va a stravolgere il fatto che abbiamo fatto dei buoni risultati ultimamente, ma non basta. Non basta, perché il distacco da Rimini è tale che noi a questo punto o l'Imolese vince una serie di partite, ma le vince veramente 7-8 partite di seguito, oppure il discorso è chiuso. Infatti già ieri dopo la partita le facce erano, diciamo, funere, perché si pensa che adesso veramente non ci sia più niente da fare. Allora, abbiamo visto intanto sullo sfondo, lo vediamo ancora, alcune immagini della gara di ieri. Commentiamo soltanto, ecco, se la regia riesce a mettere, questo è il rigore di Ferretti che sbaglia a 3 minuti dalla fine, prende praticamente il paletto di sostegno, sfiora il legno di sinistra e esce, però è un calcio di rigore, si fa e si sbaglia. Vorrei però andare prima, all'inizio dei tre gol, praticamente i quattro gol, sì, per vedere soprattutto i due gol loro, questo è il primo gol dell'Imolese. Purtroppo sì, sono un po', comunque... Questo è un bel gol, eh? Questo è Tititone, l'altra settimana non c'entra niente. No, questi sono i gol di Coppa Italia. Cerchiamo i gol di ieri della giornata. Questo è il gol di Coppa Italia. Però di, sai, se arrivano ce li fa vedere. Di Tititone. Però io ieri, ad esempio, no, a un certo punto sembrava che alla fine tutte le colpe fossero di Ferretti, no? Cioè buttare la croce addosso a Ferretti perché ha sbagliato un calcio di rigore. Sinceramente mi è sembrato eccessivo, perché ieri... Ecco, questo è il primo gol, si vede male, però è il primo gol dell'Imolese. Qui abbiamo il secondo. Questo è il secondo, ecco, guardiamo questo, guarda il portiere come viene fuori e chi marca il loro 5. Cioè c'è un doppio errore clamoroso su una palla ferma, su un calcio d'angolo. Allora io posso capire, prendi una ripartenza come l'Imolese ha preso sul secondo gol, prendi una ripartenza, c'è un errore già di base, perché... stai vincendo una ripartenza, non puoi prenderla, soprattutto nella squadra, ha fatto gol un 99, loro avevano un 2399, cioè noi andiamo a prendere dei ragazzini, come un po' diceva Fiorentina l'altra settimana, ti ricordi? Noi andiamo a prendere dei ragazzini in Calabria, questi qui sono cesenati o romagnoli, sembravano schegge, ieri probabilmente si può pescare anche più vicino. Ecco, questo non si può prendere un gol così, il portiere... è venuto fuori, è rimasto a metà, non è uscito completamente, non ha preso il pallone. Il portiere è stato preso per fare la differenza. Questo qui è fuori quota. Comunque la cosa, insomma, io ho detto, ma io sinceramente ieri alla fine è chiaro che il rigore è stato decisivo, però io ho sempre fatto tesoro delle parole che ci sono nella canzone di Gregori, no? Di De Gregori, che non si giudica. Leva calcistica del 68. Sì, non si giudica un giocatore da questi particolari, cioè da un rigore fatto o non fatto. Ferretti è un uomo che ha fatto più di 50 gol in 3 anni, poi non sono ancora passati. E si è preso la responsabilità, quindi, di calciarlo. Beh, certo, è il capitano, è il rigorista, e quindi in realtà l'Imolese non doveva trovarsi sul 2-2, perché è una cosa inquietante che si ripete costantemente, proprio questa, che sbaglia, poi non sbagliano i giovani, sbagliano i giocatori che sono esperti. Ieri il portiere, secondo me, che ha sbagliato più di tutti. L'altra volta avevamo preso un gol, una volta vincemmo, però aveva sbagliato Carraro, che è un altro giocatore importante. Se voglio dire, l'Imolese presa individualmente è una squadra fatta di tanti bravi giocatori. Adesso peraltro con l'arrivo di Crema, un giovane molto bravo, l'arrivo di Zini, che abbiamo visto ieri in difesa, un altro giovane secondo me bravo, ieri ha fatto vedere delle cose. Cioè, abbiamo anche dei giovani interessanti, abbiamo degli esperti, giocatori esperti, eppure succedono queste cose. È indecifrabile questa squadra sotto questo aspetto qui. Io non riesco a capire come sia possibile non vincere una partita come ieri. Però io ti io dico non una riesco a capirlo, Gigi. Ti chiedo una cosa. Quando entrano Beccastro, Tattini, Sereni, Checchi, Pitarello, 5 fuori ce n'era anche ieri, quando entrano tutti?
Si gioca metà, in 11. Metà le lasci fuori. Abbiamo un ricambio eccezionale. Certo, allora nel momento in cui non avevamo un attaccante, era meglio prendere un attaccante in più che facesse gol, che tamponasse la falla in quel momento lì, o avere 5 giocatori che le terrai in panchina dopo? Poi saranno saranno quelli che giocano adesso. E questo, cioè, forse qualcosa è stato sbagliato anche certamente qualcosa è stato nella scelta. Sono state sbagliate molte cose, a mio avviso. Prima hai elogiato giustamente la società, che ci sta facendo vivere delle stagioni entusiasmanti, perché adesso, sinceramente, quest'anno, vabbè, adesso siamo un po' staccati, però siamo sempre lì, possiamo correre a secondi, possiamo vincere la Coppa Italia, possiamo vincere i play-off, possiamo riproporci per un ripescaggio, se il ripescaggio fosse una cosa seria e non come adesso che bisogna pagare. Però, sinceramente, visto che vogliamo ragionare a alto livello, andiamo a vedere a alto livello quali sono gli errori. Allora, gli errori è stato rivoluzionare tutto, questo lo sappiamo già, è stato un grave errore, perché l'anno scorso avevamo una buona squadra di base. I primi due mesi qualche giocatore, allora, perché per vincere al primo colpo ci sono due modi, anzi, per vincere ci sono due modi. Se vuoi farlo subito devi fare come il Parma 2 anni fa, spendi 2 milioni, 2-3 milioni di euro, compri i giocatori, qualcuno che viene dalla B, i buoni della C, vinci per forza, no? Oppure costruisci una squadra che magari in un paio d'anni o tre va a vincere. Allora, ma se tutte le volte tu compri 20 giocatori nuovi, è ovvio che nei 20 giocatori nuovi qualcuno lo sbagli, può sbagliare l'allenatore, cambi l'allenatore, lo sbagli. Non puoi pensare, spendendo cifre alte ma normali, di fare vincere subito con una squadra fatta di giocatori di quella categoria. Questi si devono amalgamare, devono compattarsi. L'Imolese di quest'anno non è una squadra compatta, lo vedi, lo ha sottolineato anche Valentini ieri in intervista ha detto c'è qualche problema se noi ogni tanto prendiamo un calcio nei denti, c'è qualche problema. E tutte le volte abbiamo perso delle partite clamorose con la San Maurese, abbiamo pareggiato quella di ieri con la San Giovannese che avevamo dominato, abbiamo perso Forlì mentre dominavamo, cioè tutte queste cose qui non accadono per caso, sono troppe le volte che succedono, quindi ci sarà pure un motivo. Il motivo secondo me va a monte, cioè tutti questi cambiamenti non riescono ancora, poi il Molese magari potrebbe fare un finale di campionato straordinario, ma quest'altro anno partiamo da una base o rifacciamo tutto perché siamo delusi? Allora, andiamo a sentire cosa ha detto il mister Gadda al tuo microfono. Lasciami soltanto un inciso. Io sogno sempre l'attacco dell'anno scorso, perché i 60 gol dell'anno scorso erano il top dei top. Ambrosini e Longobardi per me sono stati due grandissimi giocatori. Va anche detto che quest'anno Ambrosini ha dei grossi problemi, gioca poco e niente, e Longobardi non ha ancora inciso niente. Per magari non sarebbero stati i giocatori giusti delle Molise. Sono più bravi quelli che abbiamo quest'anno, solo che uno non ha mai giocato. Però l'altro adesso ci manca. Ecco, il problema e Ferretti è il problema è solo questo, che noi ci ricordiamo l'attacco dell'anno scorso. Ai 60 gol manca poco, 48-60 arriva, si supera. No, ma fatti dai tre giocatori. Però i tre giocatori l'anno scorso facevano da soli. I tre giocatori hanno fatto 60 gol. Vediamo, sentiamo l'intervista di Massimo Gadda. Il Romagna Centro si conferma squadra ostica, ma tanto di suo ci ha messo anche l'Imolese nel pareggio. Ma sì, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, perché la Romagna Centro è una squadra assoluto fuori casa, molto pericolosa. Noi abbiamo provato a vincere in tutti i modi, abbiamo spinto tanto, rischiando anche qualche ripartenza, però abbiamo provato fino alla fine a vincere, abbiamo avuto l'episodio del rigore a pochi minuti dalla fine, purtroppo i rigori si sbagliano anche. E quindi è arrivato questo pareggio, ma anche oggi credo che ai ragazzi e alla squadra non si possa veramente rimproverare niente, al di là di qualche errore, perché anche oggi abbiamo provato a vincere in tutti i modi, abbiamo spinto tanto, ripeto, anche rischiando qualcosa, anche se non abbiamo concesso tantissimo. Forse potevamo fare meglio sul secondo gol, magari uscire prima sul portatore di palla, però queste sono cose che dobbiamo rivedere, vediamo un po'. Quel doppio vantaggio andava gestito forse meglio? Sì, abbiamo preso un gol sul calcio d'angolo, sapevamo che era una squadra pericolosa, erano 3 o 4 alti, calciano bene, sapevamo, abbiamo perso la marcatura, anche questo sarà, poi lo rivedremo, vediamo un po'.
E poi il secondo gol, sì, probabilmente potevamo uscire meglio sul portatore di palla, non farlo arrivare fino al tiro, però ci sono anche gli avversari, insomma. 10 punti, 4 partite, sono tante, però c'è la mare in bocca. Sì, ma soprattutto perché la partita è stata durissima, come mi aspettavo, niente di che, però ripeto, i ragazzi anche oggi hanno spinto tantissimo e dispiace perché comunque abbiamo avuto questo episodio del rigore alla fine, che era probabilmente decisivo, però ripeto, i rigori si sbagliano, quindi, però è chiaro che è stato un episodio per noi determinante. Potevamo vincere una partita durissima non con una palla a gol, con un rigore, quindi di meglio non c'è. Dopo, purtroppo, ripeto, chi li tira può anche sbagliarli. È sempre più difficile trovare gli stimoli adesso. No, quello assolutamente, io l'ho già spiegato qui, abbiamo tanti stimoli per continuare a far bene, perché qui c'è da arrivare bene, da stare, Rimini non c'entra più, da stare davanti alle altre, da fare, ognuno di noi ha tante motivazioni per fare bene, quindi quello non è una cosa che ci riguarda, insomma. Rimini non c'entra più, un rapido commento, Angelo. Ma è sempre molto clemente l'allenatore, no? Lo vediamo, ha scelto questa linea, a differenza del suo predecessore, che invece quando c'era da dire qualcosa su qualche giocatore che non lo soddisfava, lui lo diceva, interveniva. E io dico che questa squadra qui, non lo so il motivo, ma non conosce neanche, io anche ieri l'ho notato, i tempi delle partite. Cioè capire quando è il momento di attaccare, quando è il momento di alzare il ritmo, quando è il momento di abbassarlo, quando è il momento di difendersi, quando è il momento di attaccare. Questa squadra gioca sempre allo stesso modo, che sia in vantaggio, che sia in svantaggio, che sia in pari. Cioè, ci vuole anche un po' di intelligenza. Io, secondo me, è un allenatore intelligente, Gadda, sia ben chiaro, ma sono i giocatori che non sanno interpretare i momenti della partita, nonostante lì ci siano giocatori di esperienza. Te l'ha detto Valentini, manca equilibrio questa squadra. C'è poco da fare. Cioè, due volte in vantaggio. Bravi il Romagna Centro finché vuoi, complimenti al Romagna Centro, gioca bene il Romagna Centro, ma se sei limolese questa partita la vinci, in un modo da, cioè il limolese dell'anno scorso questa partita la vinceva. Cioè una volta che fai il secondo gol, tu non te lo fai più fare un altro. Prima di guardare il prossimo turno, volevo dire ai nostri telespettatori che io ho invitato già in più occasioni il Presidente, lo invito pubblicamente oggi a partecipare, a dire qualcosa, perché poi stiamo parlando della terza forza del campionato, è quella più vicino alla sede dove c'è l'emittente, quindi avremo piacere di avere il Presidente ospite qui anche lunedì prossimo. No, perché lunedì prossimo non andrà in onda il dopo partita, lunedì 19 facciamo febbraio. Facciamo festa, andiamo alle Seychelles. In realtà non è così, però non ci siamo, fra l'altro l'Andrea Costa gioca proprio lunedì sera, quindi non ci sarà nemmeno la partita, c'è il derby Fortitudo Andrea Costa lunedì prossimo e Limolese probabilmente sabato pomeriggio. No, è già praticamente certo, già sicuro, no? Nel derby di mezzolare, a meno che non ci siano dietro front, e andiamo a casa di una squadra. Il Mezzolara, arrivo adesso. Il prossimo turno, allora il Presidente è invitato per la settimana dopo, che è il primo lunedì di marzo, se ben ricordo. Questo è il prossimo turno, che secondo me decide se c'è ancora qualche speranza per qualcuno. Romagna Centro Collegiana, Fiorenzuola Forlì, ultima spiaggia per il Forlì. Mezzolara, Imolese, derby con il Mezzolara in buona condizione, ha vinto in trasferta in Toscana, che non è facile, nel campo del tutto cuoio. Trestina Lentigione, Salsepolcro San Maurese, Correggese San Giovannese, questo è importante per entrambi, Pianese Sasso Marconi, Castelvetro tutto cuoio, Aquila, Montevarchi, Capaneto e la prima contro la seconda, quindi Rimini, Villa Biagio, te Angelo. No, adesso Limolese va a giocare a Mezzolara, a Budrio contro il Mezzolara, sabato come abbiamo detto, 14:30, contro una squadra rilanciata, ma è anche una squadra questa che quando arriva Limolese si trasforma, perché è la sfida dell'anno per loro, quella con Limolese, soprattutto Limolese, da quando Limolese lotta, o meno si propone di lottare per vincere. Quindi ci aspetta un altro pomeriggio abbastanza impegnativo, dove Limolese dovrà dimostrare di essere, di avere diciamo preso anche un po' di lezione da quest'ultima partita, e dovrà secondo me giocare al meglio se vuole vincere, perché è chiaro che Limolese deve vincere il più possibile. Limolese non può fare altro che provare a vincere tutte le partite che restano. Non dico
tanto per uscire di arrivare dietro al Rimini, ma almeno per onorare fino in fondo, per vincere il massimo che si può, anche la Coppa Italia, tutto quello che è possibile, da portare a casa. Forse ci vorrà anche un po' più coraggio, nel senso che quando entreranno, diciamo, tanti big, il portiere magari sarà variato, ritornerà il fuoriquota in porta. Ah beh, adesso lì si può giostrare, si può provare. Mastro Pietro l'ultima volta l'abbiamo visto, ci è sembrato molto incerto, molto, molto in difficoltà per il fatto probabilmente di essere stato scavalcato quando non se l'aspettava più dall'acquisto di un portiere. Queste cose si pagano, anche queste nel calcio, perché se c'è un ruolo dove bisogna lasciare un giocatore sereno e tranquillo è proprio il portiere. Quando tu se vai a creare dei dualismi in porta, la cosa diventa pericolosa. Già Limolese, ecco, un'altra cosa vorrei sottolineare. Buffon non l'ha risentito il dualismo. Buffon si chiama fuori da solo, secondo me. Dice, oh, adesso sto a riposo, gioca lui. Poi dopo dice, adesso gioco io. Lui sta, l'altro va in panchina. Sì, ma quando entra, chi lo criticava è arrivato, pare un rigore. Qui parliamo di cose. Ha detto una battuta. No, volevo dire una cosa. Il presidente recentemente, in un'intervista che ha rilasciato a tutti noi giornalisti, aveva sottolineato il fatto che insomma quest'ansia che lui sentiva sulla squadra non veniva da dentro ma veniva da fuori. E sinceramente io posso anche crederci che cerchino di non trasmettere ansia, la società che non cerchi di trasmettere ansia verso questi giocatori, però io ho l'impressione che invece questi giocatori l'ansia la sentano, perché questi errori che noi vediamo ripetersi, il rigore ieri sbagliato di Ferretti, secondo me sono frutto soprattutto del peso, di un'ansia, di una responsabilità, di non essere all'altezza delle aspettative che la squadra sente. Io credo che sia anche questo, ma questo non voglio colpevolizzare nessuno su questo, però c'è questa tensione, secondo me. Siamo in chiusura, grazie Angelo. Gigi, in 20 secondi, comunque un turno fondamentale. Noi ci vedremo il 26 febbraio, non il primo lunedì di marzo, stavo dicendo una cosa sbagliata. Ma ci vedremo dopo questo turno e un turno successivo altrettanto interessante. Sì, ma tutto. Anche questo era interessante, c'è poco da fare. Villa Biagio forse è più pericoloso fuori casa che in casa. Primo e secondo confronto può scapparci tutto. Ma non è importante, è importante quello che fa il Rimini. Ma è ancora più importante quello che fa Limolese. Se vuol vincere. C'è poco da fare. Non andate via, ci rivediamo tra poco. Grazie Angelo. Grazie. Seconda parte del dopo partita, oggi parliamo di pallacanestro. Anticipiamo un po' la parte di pallacanestro maschile che ci sarà dopo con Andrea Costa. Vedete invece due splendide ragazze. Alla mia sinistra c'è Lucia Morsiani, alla mia destra vicino a Gigi c'è Serena Soglia, e rappresentano il club atletico, la squadra di Faenza, no? Basket Project. Basket Project. Io lo chiamo club atletico perché voi non eravate ancora nate, ma io ho seguito un po' tutta la storia. L'OMSA, RT, fino ad arrivare alla Germano Zama, i grandi successi, fino ad arrivare alla ripartenza, perché è stata una ripartenza quella degli ultimi anni. Partiamo da Lucia. Siamo partite dalla Serie B. E, l'anno scorso abbiamo disputato appunto il campionato di Serie B, siamo saliti in A2. E, l'obiettivo sì, è quello di tornare ai grandi splendori che era Faenza, con calma, senza con calma, anche se è stato un po' bruciando le tappe, perché siete lì a metà classifica, sì, zona dai. Playoff, no? Comunque il primo anno, cioè noi che ci conosciamo, magari adesso stiamo tra le prime 8, va bene, dai, così magari proviamo a giocare con le altre, vedere un po' il livello. E chi guida la baracca, a proposito di club atletico, è sempre quella Simona Ballardini, col suo voi giocate al Ballardini Stadium? Sì, al Bubani, anche detto. E, sì, sì, è lei che guida la baracca, appunto, e, in quanto ha questo ruolo un po' anomalo, sia di allenatrice che di giocatrice. E, però sì, è lei il nostro punto di riferimento, diciamo. Si supporta meglio in campo o in panchina? È dura. No, in campo. In campo? Sì, sì, ci serve in campo. E segui un po' anche l'Under, tu sei anche dell'Under? Sì, io sì. Fa allenatrice da noi. E quindi? Lì sta in panchina per forza perché non può giocare. Sì, sì, lì sta in panchina. Vorrebbe, qualche anno più vorrebbe, a quei 2-3 anni più, dopo ci guarda. Sì, a 2-3, ma... Quei 2-3 anni più che non le permettono di giocare. Però di grande aiuto anche in panchina comunque. Quanto urla?
Insomma, quando non facciamo le cose bene, urla tanto. Cos'è successo, Lucia, sabato? Perché Faenza, Umbertide 51-56, stiamo parlando della 2 femminile, comunque il secondo campionato di basket femminile, dove in testa saldamente ci sono Sesto San Giovanni, sì, e Empoli, a seguire c'è Bologna, Palermo, via via, metà classifica, ma Umbertide era sotto. Sì. È ancora sotto. È ancora sotto, speriamo che ci rimanga, però abbiamo un po' probabilmente sottovalutato la partita, come purtroppo succede guardando la classifica, uno fa le grandi partite contro le squadre più forti, più concentrate. E con Umbertide avevamo iniziato anche bene, poi dopo loro hanno preso fiducia nelle loro cose, non abbiamo più preso il controllo della partita. State brave loro, che non hanno mai mollato, perché hanno poi perso da poco la loro giocatrice più importante, che era Landi, che è andata a giocare a Palermo, e nonostante questo però hanno fatto una gran partita, quindi brave loro, però noi dovevamo fare meglio sicuramente. Serena, il basket a Faenza ha una storia incredibile, te Gigi non lo sai, però io prima ho citato tanti sponsor, che sono stati poi i nomi della squadra fino agli ultimi anni, con tanti successi e tanto pubblico. Quanta pressione dal Pala Bubani? Quanta gente c'era anche sabato? Sabato, cioè, inizia un po' a scarseggiare comunque, magari... Ne vorreste di più? No? Sì, cioè, certamente il pubblico aiuta. A me hanno detto che ci sono sempre 6, 800, anche 1000 persone. No, sì, però, cioè, le ultime partite non è che... ma questo sì, dipende dai risultati, succede anche, è successo anche l'anno scorso all'Andrea Costa, adesso è sempre pieno a Imola, al Pala Rugio. E che entusiasmo. Quindi, vediamo di vincerle ancora, magari così incrementiamo un po' il pubblico ancora di più. Così. Ma i playoff sono alla vostra portata? Sì. Forse? Se dici sì così poco convinta, Simona Ballardini, quando si vede tra poco, arriva alle mie spalle. Lucia, dimmelo tu, ci sono alla portata, adesso no, assolutamente. Siete ottavi, la prima va su diretta. Sì, dalla seconda alla nona. Quindi siete ampiamente dentro. Sì, no, sarebbe veramente buttar via la stagione se non riuscissimo a giocare i playoff, perché assolutamente sono alla nostra portata. Il livello delle squadre, delle prime 2-3 in classifica, ok, sono più forti di noi e non pretendiamo magari di vincere contro quelle squadre lì, però sono squadre al nostro livello, quindi dobbiamo assolutamente fare i playoff, secondo me. Cioè, sarebbe veramente fare un campionato sotto il livello se così non fosse. Poi nei playoff si azzera tutto. Ai playoff si azzera tutto, però aumento le tensioni, aumenta tutto, arrivando none si va a giocare contro San Giovanni Valdarno. San Giovanni Valdarno, non era Sesto San Giovanni? Sì, San Giovanni Valdarno. Lì c'è scritto solo San Giovanni, okay. Quindi una squadra toscana, sì. No, non lombarda, mi correggo. Sì, sì, no, sì, è un girone sud, noi siamo quelle più a nord, quindi sì. È tutto sotto. Empoli, San Giovanni, poi c'è Bologna, c'è Palermo, hai ragione. Esatto. Quindi si va a giocare contro una delle forti. Sì. Bisognerebbe arrivare almeno sesta. Cioè, più in su si arriva, sicuramente meglio è. Poi ce la giocheremo. Al momento comunque. Il punteggio è lo stesso, no? Sì. Quindi la sesta, che è la Spezia, che avete battuto, 18 punti come voi. Esatto. Ha una partita in meno, ma ci può stare. Sì, noi abbiamo lasciato lì questi 2 punti sabato. Adesso sabato giochiamo contro Bologna. Partita importante, difficile. Terza siamo in classifica. Sì, siamo in 3, cioè che giochiamo a Faenza, che siamo ex giocatrici del Progresso a Bologna, quindi sarà anche la partita delle ex. Un derby. Esatto, un derby. Stavamo dicendo nella pausa, c'è una ragazza nelle giovanili di Imola, c'è una che arriva da Rovigo. Sì, sì, sì. Quindi, sì, sì, non siamo... so se c'è anche qualche bolognese da voi. C'è Camilla Coraducci, che è di Bologna, e Franceschelli, originaria di Imola, però adesso vive a Bologna anche lei, quindi avete da fare. E l'Amber come sta andando? Bene, molto bene. La prima fase siamo passate come, cioè, prime, e poi adesso abbiamo fatto un inter, non so come chiamarla, però siamo interzone. Arrivate un interzone, cioè un po' interregionale. Abbiamo di nuovo sfidato le stesse praticamente, sì. E siamo arrivate seconde a tutta la classifica, seconde per i punti, altrimenti eravamo prime a pari merito, soltanto che abbiamo preso tipo meno canestri,
abbiamo subito più canestri, mentre adesso non mi viene il nome, però l'altra squadra stai dicendo? Sì, vabbè, Mirabello è arrivata prima. Vabbè, comunque tra le prime, sì, regionali, sì. Però ci saranno le fasi più finali, immagino, più avanti. Sì, andiamo a fare la seconda fase. C'è modo da migliorare, ecco. Sì, sì. Anche perché immagino che Simona non abbia intenzione di arrivare seconda. Non penso. No, no. Il pubblico allora deve aumentare, ci diceva. Sì. E deve essere più caldo, soprattutto. Sì. Perché sì, abbiamo un pubblico che non è molto... Cioè, non abbiamo degli ultra o... Sì. È il pubblico probabilmente che era abituato a vedere il club atletico, la Germano Zama, però non abbiamo proprio un gruppo di tifosi ultra, sai, trombette, tamburi. Ma gli amici torneranno? Torneranno, speriamo. Ci sono stati gli anni che c'era, sì, quel, sì, pubblico, infatti, al Palabubani. E dopo... si è rivisto un po' contro Santino Coppa, che abbiamo giocato contro Palermo, allenata da Santino Coppa. Allora Priolo, si era riattivata un po' quella euforia. I tamburi torneranno, ci sono stati per, sì, degli, sì, anni. Sì, infatti. No, ma il pubblico adesso sì, magari è stato ovviamente abituato alle ultime partite di anno scorso, che erano le fasi finali del campionato di Serie B per la promozione, quindi anche magari chi era meno interessato comunque al palazzetto ci veniva, quindi era veramente pieno. Adesso ovviamente dobbiamo far bene in casa, perché anche l'ultima partita è stato veramente un brutto vedere, immagino. Brutto vedere. Giocate sabato 17 alle 18 a Bologna, poi tornerete in casa, immagino, la volta successiva. Sapete, sì, il calendario, lo devo andare contro... a cercare. Contro, non lo no, so. No, riposo la prossima. Ah, c'è, cioè, quella dopo, c'è il riposo. C'è il turno di riposo. E okay, poi un altro. E poi ci avviamo alle fasi finali per, esatto, arrivare ai playoff. Io spero che Simona venga a trovarci per i playoff, ha detto più avanti vengo. Solo che lei... Hai visto come si sono sciolte? Prima di iniziare hanno detto scappiamo, ho dovuto prendere il sereno, no, non scappare, resta qui. E invece belle sciolte, è la stessa cosa. Cioè, intanto è sempre così il cesto, eh? Sì, sì. Bisogna metterlo dentro, ci sta tranquilli, e si, esatto, fa sempre un cesto più degli altri. No, più facile in campo. Più facile in campo. Quante siete adesso nel gruppo della prima squadra? 12 con la Simona, cioè giocatrici. Poi c'è lo staff vario, sì, che aumenta. Cioè, tu saremmo... giochi sia nella prima squadra che nell'under? Sì. Tu invece giochi solo in prima squadra? Sì. Non ti vogliono? Nelle... Non mi vogliono. Anche se avrei l'età per farlo, però proprio. Detto che no, giovane tempo. E principalmente fai in team, quindi? Sì. Sono 3-4 fuori fai in team. Sono, sì, Napoletana, che viene da Bolzano, Merano. Merano. Adesso mi picchia quando ho detto Bolzano. E, Tridello, Benedetta, che viene da Rovigo. Le due bolognesi, Imola. 4. E poi il resto, sì, siamo, sì, Faenza. Napoletana, Minichino. Ah, vero. 4-5 su 12, via. Poi c'è l'Under, invece è un bel gruppo. Quanti siete nell'Under? L'Under, noi del 2000 e 2001 siamo 6. 2000-2001, capito? Sì. Se ci mettiamo io e te uno sopra l'altro, sì, lei si passa davanti. Infatti, perché la vedete seduta adesso, no? La proporzione. E sei un 2000 te. Sì. Devi andare ai 18 anni, che compi? L'1 maggio. Allora faremo gli auguri la prossima volta. Io vi ringrazio, naturalmente, Lucia Morsiani e Serena Sogna. Speriamo di avere Simona e anche voi in un'altra occasione a fine campionato per parlare di playoff. Ma e magari possiamo organizzare, certo, la CLAC? Veniamo noi a fare il tifo? Cioè, non abbiamo i tamburi, non abbiamo le trombette, ma... No, dovete comprarli. Un sabato sera, perché giocate al sabato, sì, sera alle 20:30. Sì, alle 20:30. Bubani, tranne il caso contro Palermo che si giocò di pomeriggio. Per un problema di aerei di ritorno. Alle 3:30 io non avevo il problema d'aereo, ma non sono riuscito ad arrivare lo stesso, e anche se mi ero segnato devo andare perché era l'unico buco che avevo, peccato. Verrò a vedere sicuramente. Va bene, allora ci vediamo in campo. Vi aspettiamo di nuovo per parlare di playoff e magari con qualche soddisfazione. Speriamo, partendo in una griglia elevata, perché non si sa mai nei playoff. No, sì, no, infatti si rigioca contro tutte e si parte teoricamente 0-0. Le squadre nettamente più forti? Sì, cioè però, costruite per fare meglio, però non si può mai dire, anche a palle tonda. Perché loro diventano più grandi tra un po', infatti, a maggio sono più... No, poi per assurdo abbiamo veramente sempre giocato meglio contro le squadre forti, quindi
non si può mai dire, mi ha rischiato di vincerle. Bene, grazie naturalmente a Lucia e Serena, grazie a Gigi, noi ci vediamo il 26 di febbraio, ricordo che non ci sarà il dopopartita la settimana prossima, fra l'altro Andrea Costa gioca il derby a Bologna di lunedì sera, lunedì 19, noi salteremo anche per questo, in realtà c'è una concomitanza di eventi, ci vediamo il 26, non andate via perché adesso parliamo di Andrea Costa. Ultima parte per il dopo partita, dopo aver parlato di basket femminile con Faenza in A2 femminile, un Faenza rinata negli ultimi anni che sta puntando naturalmente a ritornare ai vertici nazionali. Andiamo a parlare del basket maschile, con noi oggi per l'Andrea Costa c'è Davide Toffali, ben arrivato. Buonasera. Davide, e torna Paolo Bernardi. Con piacere. Per buona fortuna. No, oddio, per... Mi sono divertito molto con Piero Petrini le ultime volte. Vorrei vedere, è assolutamente Piero un fuori classe. È vulcanico, e poi porta bene anche. Viene per fortuna giochiamo in squadra insieme, quindi abbiamo quel vantaggio. Però porti bene anche te. Allora, andiamo a vedere i risultati di questa 21esima giornata del campionato di A2 maschile, che ha riservato qualche sorpresa, ma naturalmente è bello vedere l'Andrea Costa lassù, adesso lo vedremo. Piacenza, Roseto 72-67, Trieste, Ravenna 97-79, Forlì, Montegranaro 95-84, e questa è una delle sorprese. Treviso, Mantova 84-67, Ferrara, Udine 92-77, altra partita che era da tripla. E poi abbiamo Imola contro Orzinuovi 90-84, Verona, Bologna 54-67, si deve giocare Bergamoiesi. La nuova classifica del campionato vede in testa la coppia Trieste e Fortitudo Bologna con 32 punti, a 26 gruppone con Udine, Treviso, Montegranaro e Verona, a 24 solitaria a Ravenna. In questo momento altro gruppone per entrare in zona playoff, ora ci sono, ma chissà di queste ci sarà la fine, e ci sono Mantova, Ferrara e Imola, risale, Iesi è a 20 dopo questo gruppo di 22, risale Forlì a 18, ricordiamo che Iesi ha anche una partita in meno, poi 16 Piacenza e a seguire Bergamo, Orzinuovi e Roseto. Quindi possiamo dire innanzitutto, lo chiedo a Paolo, questo grande equilibrio, perché da Iesi, e io metto anche Forlì in su, tutte possono entrare dentro ai playoff. Beh, credo che l'equilibrio poi ce lo racconterà anche Davide, che lo sta seguendo e lo sta vivendo ancora più in presa diretta, sia una delle caratteristiche sicuramente interessanti. Fra l'altro anche le ultime, tu citavi prima Orzinuovi, così entriamo sul dopo partita di ieri, insomma non è che siano così malleabili. Assolutamente sì, io penso che, e Davide ce lo può confermare, insomma vi siete trovati davanti ieri una squadra che non era proprio quella che avete trovato nel giro precedente. Sicuramente, perché hanno cambiato molti giocatori e anche ieri non siamo riusciti ad arrivare ad avere un distacco netto su di loro, e sono sempre stati dietro, però alla fine siamo stati bravi a portare a casa i due punti. Beh, direi che sono stati, faccio anche un breve commento, sono stati vari i momenti della partita, perché quel 10-0 iniziale di break sembrava, è fatta. Forse l'avete vissuto un po' così anche voi, almeno questa è stata l'interpretazione che noi abbiamo dato. 10-0 va bene, è già finita la partita, invece poi vi hanno piazzato un 7-0 e lì è ricominciato tutto. No, vabbè, quello no, sicuramente siamo partiti molto carichi, e soprattutto in difesa abbiamo fatto subito tre difese molto buone, e poi loro hanno iniziato a segnare, ci hanno un po' ripreso, però diciamo che lo svolgimento è stato un po' tutto così, e anche il terzo quarto siamo andati più 10 noi, poi con tre bombe di Smith ci hanno ripreso, e diciamo che abbiamo fatto un po' questi alti e bassi, però alla fine l'abbiamo portata a casa. Sì, lo hai detto prima, in realtà l'interpretazione più corretta, non tanto quella, o non solo quella magari psicologica, di una partita che sembrava iniziata troppo bene, poi venivate comunque anche da una partita di mercoledì che, al di là dell'impatto della sconfitta, c'è anche un impatto fisico non facile da amministrare, però credo che l'interpretazione corretta sia stata quando hai detto: beh, abbiamo fatto tre difese. Ecco, sì, voi partite dalla difesa, la qualità della vostra difesa vi fa andare più forte anche in attacco. Sì, sicuramente siamo una squadra che
deve giocare con molta aggressività e con molta intensità, soprattutto in difesa, che poi una buona difesa ci porta a costruire un buon attacco. E dobbiamo cercare di fare questo per tutti i 40 minuti e cercare di trovare soluzioni in attacco facili portate, cioè, che derivano da una buona difesa. Ti riporto Paolo un attimo, certo. L'hai citato sulla partita di mercoledì a Iesi, una sconfitta che ci può stare in questo anche momento brillantissimo dell'Andrea Costa, però dimostra appunto, come battuta, quello che ho detto sulla classifica, che tutte sono ancora lì. Chiaramente la salvezza è vicinissima, però... la salvezza era comunque l'obiettivo, credo che te l'abbiano spiegato, Davide, quando sei arrivato, che quello era il punto di riferimento, il punto di partenza. Con Iesi facciamo così due passi indietro, non solo la partita di ieri ma anche quella di mercoledì, invece avete subito nella seconda metà del primo quarto il break che poi non siete riusciti più a recuperare. Sì, diciamo che con Iesi non siamo mai scesi proprio in campo, perché non siamo riusciti ad incidere anche a livello mentale, cioè avere un buon impatto sulla partita. Loro sono sempre stati, a parte i primi minuti, sempre stati avanti e non siamo riusciti a riprenderli e poi a portare a casa la partita. Però siamo stati bravi a cambiare pagina e a preparare bene la partita di ieri e a portarla a casa. Ottava vittoria consecutiva in casa, adesso Davide ovviamente non è al corrente, non so nemmeno se giocasse già quando ottenne un risultato simile all'Andrea Costa, però l'aver ricostruito una qualità in casa, nel gioco, nei risultati, quanto vi dà più certezze? Intanto ha dato qualche certezza in più al pubblico, perché sta diventando un pochino più costante la presenza, che è comunque interessante, poi tu ci dirai, immagini, e queste immagini lo confermano. Ecco, quanto vi dà sicurezza invece il fatto di giocare al Palaruggi? Ma e sicuramente di ci dà molta carica, perché il pubblico ci sta molto vicino, è sempre molto caldo e ci spinge molto. Comunque dopo ogni canestro è bello sentire il pubblico che... Mentre in trasferta, cioè, abbiamo comunque giocato delle buone trasferte, certo, come Trieste o come a Mantova, però in casa riusciamo sempre ad avere quel pizzico di energia e di intensità in più che poi ci porta a vincere le partite. Veniamo sotto gli aspetti tecnici, già ne abbiamo parlato della qualità della difesa e della qualità dell'attacco, se vorrei passare proprio più specifico a quello che è il tuo lavoro, quello che fai normalmente e qual è il tuo ruolo in questa squadra. Cerchiamo di inquadrarlo. Sì, io diciamo che cerco sempre di farmi trovare pronto quando il coach mi chiama e do sempre il massimo, soprattutto in difesa, poi in attacco cerco di prendermi i tiri giusti, poi ovviamente qualche volta si sbaglia, ma penso sia normale, è da lì che poi imparo. Ascolta, tu hai in questa squadra un punto di riferimento, ne parlavamo prima di andare in onda, che è Michele Maggioli, e avevi lo scorso anno a Bernareggio un altro riferimento sempre importante, ti lascio raccontare a te. Sì, ho giocato con Cristian Di Giulio Maria, che Michele conosce molto bene, sono stati due lunghi molto importanti, e da loro sicuramente ho imparato molto e sto un po' imparando da tutti i consigli che mi dà Michele ogni giorno, ma come anche dallo stesso Prato o da Bell, che ci danno una gran mano a noi giovani a migliorare. Ecco, come gruppo di giovani, che impressione hai avuto? Tu conoscevi già gli altri più o meno tuoi coetanei, insomma, quasi, diciamo. Sì, diciamo, conoscevo Lollo, conoscevo Simio. E siamo stati da subito un gran gruppo, ci siamo uniti subito benissimo, e anche il fatto di essere proprio un bel gruppo fuori al campo ci dà una grande mano. Spegniamo le telecamere, faccio finta, sì. Com'è Cavina? il coach è molto bravo, cerca sempre di tirar fuori da noi il massimo, di darci quell'energia e quella carica, soprattutto noi giovani ci chiede sempre di stare concentrati e di dare sempre il massimo. Magari di non sentire sempre il pubblico, specie nelle trasferte, allora torniamo al male, che se si supera il mal di trasferta sono risultati straordinari, no? Vabbè, quello sicuramente, dobbiamo cercare di giocare magari come stiamo facendo in casa, anche in trasferta. Però
dopo Iesi, comunque che è stata una sconfitta dove non abbiamo praticamente giocato, siamo stati bravi a cambiare pagina, a giocare bene ieri. Ieri, a proposito di Cavina, ci sono stati momenti in cui anche Demis, insomma, un po' di urlacci li ha dovuti fare, però, insomma, come le vivete queste reprimende che vi beccate, che hai beccato anche tu? Sì, sì, ieri... ieri in particolare. Sì, in effetti la tua azione non meritava... Ma non ci siamo capiti, io e Alviti sono okay. Andato sul 4 e lui ha fatto fallo, quindi... Sono preso l'urlata del coach, ma è giusto, io le vivo bene, nel senso che cioè, quando commetto un errore so che ho sbagliato e quindi è giusto che mi dica quello che deve dire, la vivo come un insegnamento, cioè cerco di prendere quello che mi dice e di migliorare e non ripetere l'errore la volta successiva. Quindi siamo riusciti ad entrare anche nel vivo, lo abbiamo anche fatto diventare un pochino rosso se si vuole. La tua storia è quella dell'Olimpia Milano, ne parlavamo prima, insomma, di quel percorso formativo, però c'è anche una storia di vita che è anche, se vuoi, relativamente buffa, anche qui lo dicevamo prima di andare in onda, non vogliamo fare il derby, ma insomma tu sei di Monza e sei venuto a Imola, il derby degli autodromi lo vivi in un certo senso, ma ti piace anche il motociclismo, il motorismo in genere? Ma diciamo che non sei autorizzato a dire di no. Non sono un appassionato, però comunque sono sempre, quando c'erano le macchine che correvano in autodromo a casa, sentivi il rumore? Quello sicuramente, ma devo dire che si sente di più a Imola. Perché è tutto molto piccolo, molto più vicino e si sente molto. Anche però... se Monza non è una metropoli, no? No, io sono di Villa Santa, che è un paesino piccolino. Sopra Monza, e comunque Imola, qui l'autodromo a Imola si sente di più di quello che sentivo a casa. Ma stai bene qui in Romagna? Benissimo, veramente bene, mi sono trovato da subito molto bene. Dico Romagna perché poi se fai 2 metri in più là è Emilia, lo sai, no? Te l'hanno spiegato. Bene, allora andiamo a vedere il prossimo turno che è caratteristico perché c'è il derby. Noi non andremo in onda lunedì prossimo, 19 febbraio, perché saremo in concomitanza proprio col derby a Bologna contro la Fortitudo. Prima di leggere tutta la tabellina e poi ricordare che la volta dopo invece andremo in onda dopo il match contro Roseto, io ho ipotizzato, Paolo, e te lo chiedo, visto che prima hai deviato un pochettino, che le partite per decidere un po' il campionato erano le 2 vittorie, Iesi e Orzi Nuovi. Ne è arrivata una, ora c'è la proibitiva capolista nel derby, poi arriverà Roseto. Diciamo che con Roseto si può chiudere, se arriva una vittoria nelle prossime 2, la pratica salvezza. Possiamo dire questo almeno? Allora, io dico una cosa, potrebbe anche essere che la vittoria arriva prima. Ma mi sembra che ci siano un precedente con la Fortitudo quest'anno che, insomma, qualche cosina vi deve aver lasciato. Ed era una trasferta, te dici, no? Al Palacattani. Ma indipendentemente dalla trasferta è stato proprio quel finale, un finale in cui c'è stato un canestro, qualcosa di, insomma... Un gran canestro di Mancinelli. Soprannaturale. Come l'avete vissuto e quanto inciderà su quella preparare la partita di lunedì prossimo? Ma sicuramente perdere così fa sempre male, perché se quel canestro non fosse entrato avremmo vinto la partita, quindi fa male. Però noi adesso abbiamo una settimana per lavorare al meglio, per preparare la partita, e sappiamo che sarà una partita tosta lì in casa loro, che è comunque un campo difficile. Però in questa settimana, anzi un giorno in più, la prepareremo per giocarcela. Poi contro i grandi non è che abbiate faticato, e questo riconferma l'equilibrio di cui parlavi anche tu all'inizio, insomma avete ma sì, noi giocato. Giochiamo, pensiamo partita dopo partita e pensiamo che possiamo giocarcela con tutti, e questo deve essere anche lo spirito con cui affronteremo la settimana prossima. Prossimo turno vede anche, fra partite di cartello, oltre al posticipo Bologna-Imola, c'è Treviso-Trieste, c'è Mantova-Piacenza, Roseto-Bergamo, Orzi Nuovi-Ferrara, attenzione, c'è il derby a Ravenna-Forlì, anche questa è interessantissima, anche perché Forlì può rientrare in corsa playoff bloccando proprio
le aspirazioni di Ravenna, poi c'è Montegranaro che non se la passa benissimo contro Iesi, Udine, Verona, quindi è una giornata che già delinea, per quello che insisto, la volta dopo con Roseto si può decidere la pratica salvezza e magari, però lo chiedo a lui, visto che tu certo, perché io scivolo dalle domande, sfuggo. Cavina non ha detto mai chiudiamo la pratica salvezza e pensiamo ad altri obiettivi? No, mai, perché... Partita per partita? Sì. Allenamento per allenamento, pensiamo partita dopo partita, pensiamo all'avversario della partita successiva e non guardiamo mai la classifica o al futuro, poi a fine anno tireremo le somme. Però con un obiettivo, salvezza inizio campionato, guardare che adesso siete a 22, metà classifica, siete lontanissimi dalla zona pericolosa. Quello sicuramente sì, però stiamo crescendo e dobbiamo continuare a crescere e fare il meglio possibile. Paolo, come la vedi? Quindi più complicato il derby che la partita dopo con Roseto in casa? Beh, più complicato per forza, perché comunque giocare in uno dei però tempi, liberi dei tempi da pensieri. Assoluti, liberi da pensieri, ma con un avversario più forte, il che comunque resta un problema, perché a basket insomma non è solo l'aspetto emotivo, l'aspetto mentale che conta come in tutto lo sport, anche la qualità e come si riesce a dipanare una partita di volta in volta, perché poi questo conta. Io credo che sia corretto però l'approccio che Imola ha tenuto, sia corretto perché in realtà il lavoro di Cavina è stato un lavoro sul gruppo, sulla costruzione di un equilibrio molto bello per solido, i risultati solido che sta ottenendo, e con un mix, lo si dice spesso, tra giovani e più esperti, che però sta dando effettivamente dei risultati, e mi sembra che questo sia forse l'unico approccio ideale per questo gruppo in questo momento, e cioè pensare a ogni singola partita e pensare come una partita che si possa giocare, perché si può giocare anche con la fortitudo. Sulla logica di quello che ha detto adesso Paolo, che ha risposto finalmente alla mia domanda, nel finale. E anche quello che vi dice Cavina, c'è più rammarico di qualche punto perso o, guardando la classifica, guardando tutto quello che avete fatto, siete soddisfatti finora? Ma sicuramente abbiamo finora disputato un buonissimo campionato e dobbiamo continuare. Quindi diciamo che guardiamo avanti, quando perdiamo cerchiamo di svoltare subito pagine e pensare alla partita dopo. E infatti Iesi è andata così, avete tagliato subito i pensieri. Come abbiamo fatto con Iesi. Sì, il coach ha detto di... sapevamo di aver giocato una brutta partita, ma sapevamo che due giorni dopo ne avevamo un'altra, quindi dovevamo concentrarci sulla prossima. Quando vi concentrerete su un diverso obiettivo da quello della salvezza? All'ultima giornata? Ma vedremo. Perché non in quella dopo. Non mi dice nulla di più. Ringrazio allora Davide Toffali per essere stato con noi. Naturalmente Paolo Bernardi. Grazie. Tornerai prima della fine del campionato a trovarci. Aspetto l'invito. Perché vogliamo parlare e farti qualche domanda diversa sugli obiettivi, Vedremo gli obiettivi quali saranno e quali potranno essere. La salvezza, cosa mancano per la salvezza? 4 punti? No, ma è ricco il campionato. Io credo che la salvezza sia sinceramente 26-28. Sia già sinceramente archiviabile. Poi avete diritto a qualsiasi gesto di qualsiasi genere. Grazie di averci seguito. Ricordo che lunedì prossimo non ci siamo. In serata al Paladozza si gioca Fortitudo Andrea Costa e noi torniamo il 26 di febbraio. Arrivederci a tutti.